63 anni, una vita tra padelle e fornelli, la schiena dritta, dalla Toscana a Milano, dai ristoranti al furgoncino dei panini. Loreno a Milano ha girato un po' tutte le zone, un nomade non per sua volontà, perché a Milano i paninari devono pagare il pizzo. L'andrangheta non spadroneggia solo nei cantieri e tra i rifiuti. L'andrangheta a Milano chiede il pizzo anche agli ambulanti dei panini. La magistratura ha messo sotto inchiesta due famiglie in particolare, i Flacchi e i Pesce. Fare l'ambulante dei panini, penso che non è possibile proprio farla a Milano. Io mi sono trovato a fare questo lavoro e che vendo il panino a 3 euro, in più regalo anche l'acqua, e ho 3 euro con l'acqua, cosa posso guadagnare? Non posso guadagnare per poter pagare una tangente a questa gente, no? Perché se riesco a guadagnare sì, se no, 80-90 centesimi a panino per me è già sufficiente, ma sono io e la mia compagna e un figlio, e perciò non è che facciamo una vita normale. Loreno ha denunciato, anche altri colleghi l'hanno fatto. Al processo però è rimasto l'unico a parlare e confermare le intimidazioni. Gli altri sono stati afflitti da improvvise amnesie. Io ho fatto il mio dovere da cittadino, da libero cittadino. Ho fatto la denuncia regolare quando fu gli dissi che non potevo pagare perché non ci riuscivo e feci la regolare denuncia. Poi dopo è successo che è cominciato il processo e al processo sono stato l'unico, mentre tutti i miei colleghi che pagavano, le tangenti, l'unico che ha parlato, sono stato io l'unico, sono i verbali dei processi, uno le può guardare. Gli altri hanno inventato 2000 scuse, che mal di testa, che praticamente ha avuto un incidente e non si ricordavano più, che questo, che l'altro. 2000 scuse, nessuno ha detto che pagava. Io invece ho voluto fare la mia soluzione fino in fondo, dire no, è successo così, diciamo ancora davanti al giudice come sono andate le cose. Questo è successo 3 mesi fa, 2 mesi fa, il processo è ancora in corso, non è finito. Ti senti abbandonato? Parlo innanzitutto delle istituzioni. Le istituzioni, io pensavo che almeno una telecamera ci fosse quando è successo il fatto, dico adesso sicuramente vedremo chi è che ha fatto il danno, perché no, neanche una telecamera, non è che chiedo niente, ma almeno una telecamera sul furgone, sappiamo già che hanno bruciato la piscina, perché quello della piscina è successo uguale, non so se sarà storia, no? La piscina d'Afori, sì. Anche quella che hanno bruciata durante il processo, all'inizio, non so come, comunque l'hanno prima lì, non so, comunque l'hanno bruciata dopo che l'hanno arrestati tutti. Pensavo che a un certo punto almeno una telecamera, il minimo che penso che poteva esserci, no? Invece niente, questo mi ha un po', diciamo, lasciato a desiderare questa cosa, perché se c'era almeno una telecamera uno vedeva, sapeva, qualcosa riusciva a capire. Lì si pagava Città Studi, si pagava Corso Como. E quanto si paga? Quanto chiedono? No, ma non so, dipende come uno, che zona, che posto danno, dipende tante cose. Si pagava Corso Como, poi si pagava, non so, lì lo scalo, la discoteca che c'era. Avevano in mano quelle zone lì, questa squadra qui, ecco. Chiedono una percentuale su quelle guadagni, una percentuale, sì. In base fanno un calcolo loro, dicono questo. Hai paura, Loreno? Ma paura io no, che vuoi, ho 63 anni, che vuoi, diciamo, paura che mi facciano qualcosa, no, non ho proprio paura, però non ho visto l'istituzione, diciamo, avere un minimo, una telecamera, ecco, non ho visto questo. Ho fatto bene a fare così? O facevo bene, come hanno fatto i miei colleghi, a stare zitto, come è successo con i miei colleghi? Ci sono intercettazioni telefoniche che tu pagavi, arrivano al tribunale, no, non mi ricordo, c'ho mal di testa, ho avuto un incidente, questo, quell'altro, ma facevo così anche io, forse era meglio, ecco. E evitavo l'ultimo disastro che è successo, ecco. Il sorriso glielo stanno dando i ragazzi di Città Studi.
di universitari che mangiavano i suoi panini e che ora hanno appiccicato dei fogli A4 sul furgoncino bruciato, con scritto «Ti siamo vicini» e poi un elenco di firme. Ci siamo vicini, gli studenti di fisica e poi di chimica e di CTF e di chimica di nuovo e di biologia e di biotecnologia e poi ci sono tantissime firme come un passante, Federico di medicina, Valentina, Beatrice, Sara, Danilo, Laura, Ele, Matteo di biotecnologie, Emilio, Davide. E beh, ce ne saranno almeno una sessantina di firme ci sono. C'è anche Ciccio, quello della porchetta. Penso che chiunque abbia mangiato in questa sia solidale con la situazione, anche perché, come dico, non penso che gli rimanga più molto. Come mai hai fermato? Cosa ti ha colpito? È brutto vedere che davanti alla nostra università succeda una cosa del genere. Non si sa ovviamente chi è stato, cosa è successo, però si immagina perché sia successo e quindi vorremmo dire di non cedere appunto a questi episodi di violenza. Speriamo che non venga abbandonato del tutto anche dalle istituzioni, nel senso. Speriamo noi, che noi come studenti, cioè, diciamo che come possibile vorremmo appunto stargli vicino. Sarebbe bello che qualcuno si mobilitasse per far sentire meno solo Loreno e le persone come lui. I ragazzi di Via Celoria, nel loro piccolo, ci stanno provando e per Loreno è molto, molto importante. Sì, mi ha fatto molto piacere, anche perché ormai sono 5 anni che sono lì, tutti mi vogliono bene, mi ha fatto molto, molto, molto piacere. Si sono messi subito, diciamo, a raccogliere firme, ci sono dati da fare, insomma, mi sono stati vicino, ecco. È stato molto bello, sì, questa cosa che non ha fatto l'istituzione.